State programmando una vacanza a San Diego? Guardate il nostro video su vidtour.com per saperne di più sulle attrazioni per le famiglie, i tour giornalieri, la vita notturna e tanto altro ancora. Per prima cosa parliamo del tempo. San Diego è considerata la città con il clima più mite degli USA, perciò potete visitarla 12 mesi nell'anno. Il nostro consiglio? Se pensate di visitare il SeaWorld o il San Diego Zoo, provate a prenotare la vacanza tra gennaio e marzo. Un altro consiglio è di andare verso sud, alla scoperta di Tijuana, chiamata anche TJ. Questa città messicana, situata a solo 15 km da San Diego, offre un'energia e un'esperienza culturale completamente diverse. Visitate vidtour.com per vedere altri video su Tijuana, sulle sue attrazioni, lo shopping e per altri consigli sulla sicurezza. Per Parliamo delle principali attrazioni di San Diego. Ogni anno oltre 30 milioni di turisti giungono in città e la maggior parte visita SeaWorld, San Diego Zoo e Legoland. Se progettate una vacanza in famiglia, è bene non prendere delle decisioni all'ultimo momento sui posti da visitare. Prenotando i biglietti risparmierete tempo e denaro. Controllate il nostro sito per trovare altre idee su come restare nel vostro budget. Ora parliamo di balene. Molti visitatori in viaggio a San Diego sanno che questo è uno dei posti migliori degli USA per osservare i giganti del mare. Approfittate di una delle tante crociere in offerta oppure andate al Monumento Nazionale Cabrillo, situato all'estremità meridionale della penisola di Point Loma a San Diego. Da qui potete godere di un panorama fantastico sulla città, ammirando le balene insieme ad altri appassionati. Infine, se volete fare una vacanza al mare, San Diego offre alcune delle migliori spiagge della California, tra cui la preferita è Mission Beach. Tuttavia, se volete unire una giornata in spiaggia con un posto da vedere, potete andare sulle fantastiche spiagge cristalline di Coronado Island. Andate sul nostro sito vidtour.com per trovare altri video sulla vita notturna di San Diego, le attrazioni per la famiglia, i tour giornalieri, i consigli su come risparmiare e tanto altro ancora.